La ragazza dice che non è possibile e dice alla donna di alzarsi dal letto adesso. La donna dice che non ha bisogno di tutto questo. La ragazza non vuole la donna sdraiata nel suo letto. La donna risponde che suo figlio l'ha lasciata. La ragazza dice che suo figlio non governa nulla. La donna prende le stampelle e se ne va. E si scusa. La ragazza commenta che adesso dovrà far lavare le lenzuola. L'uomo chiede cosa fa la madre. La madre risponde cosa è successo. L'uomo dice che la madre non può fare nessuno sforzo. La madre dice che la ragazza l'ha cacciata dalla stanza e la ragazza dice che sceglie tra lei e la vecchia. E aggiunge che la suocera non entra più nella sua stanza. L'uomo dice che è sua madre. La ragazza dice di metterlo nella stanza sul retro. L'uomo dice di non avere conforto. La madre dice che va bene restare lì. L'uomo decide di aiutare la madre a scendere le scale. Chiede a sua madre di stare attenta. La ragazza dice che arriverà in tempo. Vede qualcuno appoggiato alla sua macchina e non le piace. La suocera dice che suo figlio le ha detto di chiedere un passaggio. La ragazza ride e dice che non le darà assolutamente un passaggio. La suocera riferisce che non può mancare all'appuntamento dal medico. La ragazza risponde che niente di tutto questo è un suo problema. E la donna se ne va a testa bassa. E la ragazza si arrabbia. L'uomo si chiede cosa sia successo. La madre risponde che la nuora non voleva darle un passaggio. L'uomo dice che lo aggiusterà. La madre chiede di lasciarlo stare. Dice che chiamerà sua moglie. La madre insiste. La ragazza risponde e le chiede cosa vuole. Chiede del viaggio di sua madre. La ragazza risponde che ha di meglio da fare e che non perderà tempo. L'uomo dice che è sbagliato. La ragazza commenta che non è nemmeno sua madre e resta preoccupata per nulla. L'uomo si arrabbia e interrompe la chiamata. La madre chiede calma. L'uomo dice che chiamerà un taxi. La madre dice che può farcela. L'uomo commenta che ha ragione. La ragazza dice che l'uomo ha chiesto di portare la medicina. La donna lo ringrazia per la sua gentilezza. E la ragazza sta escogitando un piano. La donna prende la pillola che le ha dato la ragazza. La ragazza parla con la suocera, che vorrebbe scusarsi per come l'ha trattata, abituata a stare sola con il marito. La suocera dice che capisce la nuora e dice che non ha bisogno di scusarsi. E la ragazza promette di cambiare strada e con la suocera sarà diverso. La donna dice che vuole vedere suo figlio felice con lei. La ragazza commenta che deve andare adesso perché deve risolvere alcuni problemi.
La donna chiede se può aiutarla ad andare nella sua stanza perché ha le vertigini. La ragazza dice che deve essere la medicina a darle sonno. L'uomo chiede come sua moglie abbia avuto il coraggio. Lei lo interroga. L'uomo dice che ha dovuto interrompere ciò che stava facendo per ordinare un taxi per sua madre e per questo è stato rimproverato durante il servizio. La ragazza dice che aveva molto da fare. L'uomo dice che prendere sua madre era più importante. Chiede di sedersi, parlare e dimenticarsene. La ragazza commenta che ha bisogno di dire qualcosa. E dice di non avere nulla contro sua madre. Ma prima vivevano insieme e non c'era nessuno che potesse intralciarli. E ora non ha la privacy per fare qualsiasi cosa. E si lamenta con suo marito di questo problema. E dice al marito che questa situazione è complicata e gli chiede di capire. E aggiunge dicendo che dare sempre le medicine alla suocera al momento giusto. L'uomo risponde che sua madre ha solo lui, poiché è l'unica famiglia che ha, e chiede la comprensione della moglie per sopportare questo momento delicato. E la ragazza dice che sembra che sua madre non capisca, che adesso è sua moglie e vuole essere trattata come tale. Ed è già stanca di litigare con lui per questo. L'uomo dice di essere rimasto sconvolto quando ha detto che sua suocera non è sua madre, ma è stata lei a prendersi cura di lui e a trattarlo come un figlio. E oggi è l'uomo che è oggi, grazie a sua moglie, e farà di tutto per prendersi cura di lei. La ragazza dice che cercherà di fare meglio con questo problema. L'uomo ringrazia la ragazza per la sua comprensione. Il medico commenta che la donna dovrebbe prendere le sue medicine. L'uomo dice che sua moglie gli dà la medicina ogni giorno. Il medico dice di aver fatto degli esami e che non ci sono farmaci nel suo organismo. La donna dice che la medicina le dà sempre la nuora. L'uomo non capisce niente. Il medico dice che non ha senso, perché prendere la medicina previene tutto. L'uomo dice che non sa cosa sta succedendo. Il medico dice che è sicuro che la madre dell'uomo non sta prendendo le medicine che le ha prescritto. La donna dice che la nuora le sta dando la medicina. Il medico dice che prescriverà di nuovo la medicina e chiede di aspettare. Il medico chiede all'uomo di stare vigile e di somministrargli il farmaco che ha prescritto correttamente. L'uomo lo ringrazia. Il dottor se ne va. La ragazza arriva a casa. L'uomo si arrabbia molto e dice che ha quasi messo fine alla vita di sua madre. Perché gli esami mostrano che non ha preso le medicine. La ragazza dice che deve essere una bugia di sua madre che non le piace. La madre commenta che la nuora le dà la medicina. L'uomo dice che lo sa, ma è la medicina sbagliata.
La ragazza dice che deve essere sua madre a mettergli qualcosa in testa. L'uomo dice alla ragazza di andarsene e di non tornare mai più. La ragazza chiede di parlare. E l'uomo dice che lei non entrerà più qui. E la ragazza si arrabbia e dice che è tutta colpa di quella vecchia. La madre dice che non ne aveva bisogno, e il figlio dice di sì.